Incontro del quinto ciclo di stagione del pensiero primavera 2017. Grazie per essere presenti anche oggi. Torno a ripetere, per gli studenti delle scuole superiori c'è la possibilità di ottenere un attestato di frequenza, quindi nel caso di una partecipazione assidua, ovviamente una frequenza assidua a questi incontri, quindi l'invito, coloro che non l'avessero ancora fatto, a firmare il foglio presenze che c'è all'ingresso e poi a firmare l'uscita alla fine dell'incontro. Lì c'è ancora qualche opuscolo realizzato da Francesca Ballarini, che fa sempre parte del gruppo di giovani che cura gli incontri di stagione del pensiero e che potete prendere se ancora non lo avete. Molto velocemente, per lasciare spazio alla nostra relatrice di questa sera, Elena Tassoni, volevo informarvi che ovviamente il ciclo continua, il secondo incontro, ci sono ancora il terzo e il quarto incontro, ma il prossimo incontro non sarà martedì prossimo, perché martedì prossimo, 25 aprile, è l'anniversario della Liberazione. E così ne approfitto anche per dirvi che anche in quella giornata comunque ci sono iniziative organizzate dai giovani a Castel San Pietro Terme. In particolare c'è un'iniziativa che si tiene già da molti anni, dal 2005, e che si chiama Libera Musica, piazzale Martiri Partigiani. In realtà è piazza Galvani, ma visto che è attivo piazzale Martiri Partigiani, ci piace sempre dire che è piazzale Martiri Partigiani. È un intero pomeriggio, e anche che poi si inoltre anche nella sera, per tutta la sera va avanti, di musica, letture a cura di Uroboro, associazione dei giovani del territorio, Proloco, Ampi, Varichina, Ex Asilo Nido e altri che collaborano questo bel pomeriggio. Quindi martedì prossimo l'appuntamento non sarà qui, ma per quanti di voi vorranno comunque presenziare un'iniziativa dell'amministrazione comunale sul territorio, la possibilità è di venire in piazza Martiri Partigiani fino al primo pomeriggio per partecipare a questa bella giornata. Vuole celebrare con la musica e con la parola la liberazione d'Italia. E poi ancora, visto che siamo in tema di avvisi, abbiamo un'iniziativa del 17 aprile patrocinata sempre dall'amministrazione comunale, assessorata alle politiche giovanili, che ci è stata proposta dal gruppo del Centro Studi De Gasperi. E si tratta della presentazione di un libro di un ventenne che si chiama Bellezza e crudeltà. È un romanzo interessante, una distopia ambientata nel 2112, insomma non vi dico altro se siete interessati. Comunque è l'opera di un ventenne, l'opera di un ventenne che questa associazione col patrocinio del Comune ha deciso di promuovere organizzando questa serata di presentazione. Ci sarà l'autore, ci sarà un giornalista a intervistarlo, poi anche spazio alle domande, al dibattito. Direi che anche il genere, quello del romanzo distopico, è un genere molto interessante, frequentato da tanti ai giorni nostri, che ci può dire qualcosa non solo sul futuro, ma anche in forma di satira sul nostro tempo e sulle sue degenerazioni scientiste o legate a un uso incontrollato delle macchine e delle tecnologie. Bene, detto tutti gli avvisi che dovevo dire, ringrazio Elena Tassoni, che è nuova nel gruppo di Stagioni del Pensiero, entrata quest'anno, e ha preparato una relazione, il tema lo vedete qui, sul genere come fonte di ingiustizia sociale, che è la seconda di questo ciclo di incontri, al quale ha collaborato in maniera veramente partecipativa fattiva sia Sofia Bovolenta, che ha introdotto la volta scorsa con il primo incontro questo nuovo ciclo, e che è stata veramente la spina dorsale, l'anima portante di questo ciclo di stagione del pensiero, che ringrazio l'amministrazione comunale, così come tutti gli altri che hanno collaborato a queste iniziative, e alla professoressa Montevecchi, che ha fatto da supervisore, dando una mano ai nostri giovani studenti a coordinare comunque un filo conduttore che fosse inerente alla filosofia politica ai loro diversi interventi. Vi ringrazio, come sapete ci sarà una breve relazione, una mezz'oretta, ovvero più o meno 40 minuti, e poi ampio spazio alle domande e al dibattito. Bene, buon ascolto. Grazie mille. L'oggetto della presentazione di oggi è appunto il genere come fonte di ingiustizia sociale, e più nello specifico vi parlerò di una particolare teoria della giustizia che ha avuto molta fortuna nella seconda parte del Novecento, cioè la teoria della giustizia come equità di John Rawls,
e di una particolare critica che è stata fatta a questa teoria e nello specifico la critica del femminismo alla teoria rossiana. Il motivo per cui ho scelto questo tema è che i presupposti della teoria della giustizia di Rawls sono in larga parte tuttora i presupposti su cui si fondano la gran parte delle democrazie occidentali, quindi Rawls, come vedremo, è nella tradizione del liberalismo politico e, come vedremo, assume come principi base della giustizia la libertà e l'uguaglianza di opportunità. E la critica femminista che è stata fatta a questa teoria mette in luce come questi principi di libertà e uguaglianza, che sono tuttora principi largamente condivisi nelle società occidentali, non siano riusciti a includere ancora appieno le donne, e nell'ambito di questa presentazione vedremo appunto come. Quindi la presentazione sarà di due parti. Nella prima parte parlerò della teoria della giustizia come equità di John Rawls e nella seconda parte mi concentrerò sulla critica alla teoria rawlsiana mossa da Susan Hawking, che è una delle principali esponenti del femminismo liberale, e parlerò anche brevemente di come poi Susan Hawking utilizzerà di fatto la teoria di Rawls come base per fondare una nuova teoria politica compatibile con il femminismo e in particolare col femminismo liberale. Quindi, cominciando dalla prima parte, una brevissima nota biografica su John Rawls. John Rawls studia filosofia laureandosi a Princeton e per quasi tutta la sua vita è professore di filosofia ad Harvard e anche Fulbright Fellow a Oxford. Rawls diventa famoso anche al di fuori dell'ambiente strettamente di filosofia politica con appunto una teoria della giustizia in cui espone la tesi della giustizia come equità, che una teoria della giustizia esce nel 1971 e appunto grande fortuna anche al di fuori dagli ambienti strettamente accademici, perché le posizioni di Rawls centrate sulle libertà individuali e sulla nozione di giustizia sono molto in linea con i movimenti degli anni 70 che riguardano ad esempio la difesa dei diritti dei neri negli Stati Uniti e come vedremo verranno anche poi ripresi in ottica femminista, e quindi diciamo la teoria rawlsiana incontra molto lo sviluppo politico dei principali movimenti dell'epoca. Con una teoria della giustizia Rawls si posiziona anche in opposizione a tutta la tradizione di filosofia politica degli anni 50 e 60, che era stata essenzialmente quella dell'utilitarismo. L'utilitarismo in breve vedeva l'idea di giustizia come massimizzazione dell'utilità, cioè possiamo immaginare, come a livello individuale possiamo immaginare di fare un bilancio tra svantaggi e vantaggi per ottenere ciò che è utile. Diciamo che l'utilitarismo è l'applicazione a livello politico di questa sorta di idea di fondo, quindi erano ritenute giuste tutte le istituzioni sociali che andassero a, diciamo così, accontentare il maggior numero possibile di parti sociali, e questa veniva definita la misura anche della giustizia. In opposizione all'utilitarismo e invece è nella tradizione del liberalismo politico la teoria rawlsiana. Sofia ha parlato la settimana scorsa del liberalismo politico anche nella sua presentazione, quindi non mi dilungherò più di tanto. In breve, è centrale per il liberalismo politico che i diritti individuali hanno priorità rispetto all'autorità pubblica e sono anche la giustificazione, la base per dare peso all'autorità pubblica. Quindi appunto abbiamo
un primato dei diritti individuali. Quindi mi concentrerò sulla prima parte di Teoria della giustizia, che è quella della vera e propria esposizione dell'idea di giustizia come equità. Una teoria della giustizia è un libro di oltre 600 pagine, in cui, di cui però le ultime due parti riguardano come poi la teoria esposta nella prima parte si applichi alle varie istituzioni e anche come si leghi alla filosofia morale. Quindi diciamo io mi concentrerò sulla parte prettamente teorica e innovativa. Allora, la prima esposizione che Rawls inizia a esporre la sua teoria della giustizia definendo per prima cosa quale deve essere il ruolo della giustizia e perché è così centrale la giustizia all'interno di una teoria di filosofia politica e anche quale sia il suo oggetto della giustizia. Per quanto riguarda il ruolo, all'inizio del libro Rawls scrive che la giustizia è la prima virtù dei sistemi sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per quanto semplice ed elegante, deve essere modificata se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, non importa quanto efficienti e ben congegnate, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste. Quindi questo parallelo porta in luce come appunto la giustizia sia il criterio primario, oltre al di là di utilità e buon funzionamento per valutare una istituzione sociale e anche una società nel suo complesso. Così possiamo immaginare come teoria una teoria scientifica e il parallelo è essenzialmente che così come una teoria scientifica, per quanto elegante e semplice, vada abbandonata se l'evidenza ci prova la sua falsità, così dobbiamo abbandonare quelle leggi e quelle istituzioni, quegli organi sociali che non si conformano alla giustizia. E per questo la giustizia si trova al centro della filosofia politica di John Rawls. Inoltre, quale tipo di giustizia si va a considerare? Allora, è chiaro che noi possiamo definire come giusto anche il comportamento di un singolo individuo. La giustizia sembra avere un'applicazione molto più ampia della sfera politica. Rawls però si occupa primariamente di giustizia sociale, cioè l'oggetto principale della giustizia devono essere le istituzioni sociali principali. Rawls chiama queste istituzioni sociali principali struttura di base o struttura fondamentale e annovera fra le istituzioni principali della società la costituzione politica, quindi la forma di governo, monarchia, democrazia, e il mercato concorrenziale, quindi anche l'economia viene fatta rientrare all'interno della sfera politica, e anche la famiglia monogamica. E vedremo poi come è proprio sulla famiglia che la critica femminista si concentrerà. Quindi, come deve essere formulata una teoria della giustizia? Il concetto di giustizia essenzialmente deve essere, secondo Rawls, formulato attraverso dei principi che prescrivono in qualche modo come attribuire diritti e doveri all'interno di una società. Vediamo quindi come nella teoria rawlsiana giustizia e società sono legati in una maniera molto, molto stretta. La società viene definita in modo abbastanza standard come un'impresa cooperativa che deve avvantaggiare tutti i suoi membri. Quindi l'idea è che è anche quella del contratto sociale, come vedremo più avanti, che gli uomini si riuniscono in società per averne vantaggio reciproco. Rawls introduce poi una nozione tecnica di società bene ordinata. Il trattino non è un refuso, ma è per distinguere il termine, diciamo, italiano di bene ordinata dalla nozione tecnica che ha Rawls di società bene ordinata come società che soddisfa queste due condizioni.
La prima è che ognuno accetta e sa che gli altri accetteranno i medesimi principi di giustizia. La seconda è che le istituzioni fondamentali della società in generale soddisfano i principi di giustizia. Quindi vediamo come il concetto di giustizia espresso attraverso i principi deve essere assolutamente unanime all'interno della società. Tutte le istituzioni devono esservi sottoposte e tutti devono accettare e presupporre che gli altri accettino i principi di giustizia. L'idea fondamentale della teoria di Rawls è quella di giustizia non come uguaglianza, che è uno dei grandi candidati per la nozione di giustizia, ma come equità. Quindi una società è definita giusta quando i diritti e i doveri che le principali istituzioni assegnano agli individui perseguono una distribuzione equa, cioè viene chiamata anche giustizia distributiva in quanto diritti e doveri devono essere distribuiti equamente tra tutti i membri della società. Allora, come viene perseguito questo ideale della giustizia come equità? Rawls, come ho in parte anticipato, si inserisce nella tradizione del contrattualismo. Il contrattualismo ha una grande fortuna nella filosofia politica, soprattutto moderna, quindi abbiamo come sostenitori del contrattualismo Hobbes, Locke, Rousseau e Kant. E l'idea di base del contrattualismo è che la società si fondi su un patto tra governanti e governati in cui entrambe le parti si impegnano di solito a scegliere una forma di governo o una particolare forma di associazione nella società, stabiliscono la forma che la società debba avere. L'idea che Rawls invece articola nel suo tipo di contrattualismo non ha come oggetto del patto originario in cui si costituisce la società la forma di governo particolare o la particolare forma della società che si intende formare, ma invece l'oggetto del patto originario devono essere i principi di giustizia stessi. I principi di giustizia poi andranno a essere la base per tutti gli accordi successivi. E infatti tutte le istituzioni sociali, come vediamo, dovranno essere espressione di questi principi e dovranno essere conformi ai principi. Quindi, solitamente nella tradizione contrattualista abbiamo gli uomini in uno stato di natura che, diciamo, si rendono conto che trarrebbero maggior vantaggio nell'unirsi in una società. Il punto di partenza di Rawls è invece diverso. Il punto di partenza di Rawls viene chiamato posizione originaria. La posizione originaria è, diciamo, un espediente di rappresentazione, è una situazione iniziale ipotetica in cui si immagina che ogni individuo facente parte della società debba scegliere in maniera equa quali sono i principi di giustizia su cui la società sarà fondata. Quindi, dato che questi principi devono essere unanimi, come abbiamo visto nella teoria rawlsiana, ciascun individuo deve poterli scegliere e accordarsi con gli altri per scegliere i principi di giustizia. Perché la scelta dei principi di giustizia sia conforme all'idea di giustizia come equità? Questa scelta deve basarsi su argomenti puramente razionali, quindi soltanto con l'aiuto della ragione. Per evitare, per evitare di compromettere la razionalità degli argomenti che porterebbero a scegliere gli individui determinati principi di giustizia, bisogna innanzitutto evitare che gli individui scelgano i principi sulla base del proprio interesse personale. Quindi l'idea è che se, ad esempio, io occupo una certa posizione della società, che è una posizione di estremo prestigio,
non devo basarmi su quali principi sarebbero vantaggiosi per me, quali principi sarebbe vantaggioso per me e per chi è nella mia stessa condizione avere. Devo basarmi su argomenti puramente razionali. Per evitare appunto che gli interessi personali vadano a compromettere la scelta equa dei principi, Rawls assume che le persone che stipulano il patto si trovino dietro quello che lui chiama un velo di ignoranza, ovvero il velo di ignoranza ha la funzione di nascondere, penso il computer. Sì. Il velo di ignoranza appunto ha la funzione di nascondere i fattori che determinano la posizione degli individui nella società, per fare sì che gli individui scelgano sulla base di condizioni puramente oggettive e quindi mossi solo dall'interesse per una giustizia equa. Quali sono questi fattori? Allora, dunque, dietro il velo di ignoranza Rawls elenca una serie di fattori che nessuno conosce. Quindi, primariamente, gli individui, per non difendere i loro interessi personali, non devono conoscere il proprio status sociale o classe sociale, non devono sapere se si trovano, se sono ricchi o poveri, se sono borghesi o nobili o proletari. E questo è il primo criterio, sia in ordine sia assumo anche come peso. Gli altri criteri sono, ad esempio, nessuno conosce la distribuzione delle doti o capacità naturali di ognuno, cioè nessuno sa quanto è forte o intelligente o altre caratteristiche positive o negative di questo tipo. Altro criterio nascosto dal velo di ignoranza è la concezione del bene peculiare di ciascuno. I principi di giustizia devono essere equi a prescindere da cosa io ritenga come bene. Altro criterio, i piani e le aspirazioni di vita, quindi non sempre perché non posso scegliere principi secondo il mio personale interesse, non devo scegliere principi sulla base di cosa mi faciliterebbe nel raggiungere i miei scopi di vita. Le caratteristiche psicologiche, quali l'avversione o meno al rischio, diciamo l'essere o meno coraggiosi, la tendenza a pessimismo o ottimismo, non si ritiene che anche questo sia un fattore che può influire. Altro fattore è il livello che la società così fondata sui principi di equità scelti, di giustizia come equità scelti, sarà in grado di raggiungere in termini di cultura e di sviluppo, se non con argomenti puramente razionali. Cioè l'idea è che nessuno sa quale sarà il livello di sviluppo raggiunto dalla società nella posizione originaria, se non argomentando razionalmente con quali principi potrebbero portare a un maggiore sviluppo e una maggiore civilizzazione della società dalla posizione originaria. L'ultimo criterio è la generazione, cioè nessuno sa quanto è giovane o vecchio nel velo di ignoranza. Quindi, brevemente ricapitolando, abbiamo i principi di giustizia devono essere accettati all'unanimità e devono trovarsi alla base di tutta la società. Quindi abbiamo una posizione iniziale, immaginaria, in cui si chiede a ciascun individuo quali sarebbero i principi di giustizia che tu sceglieresti se fossi all'oscuro di tutti i criteri che determinano la tua posizione all'interno della società. Questa condizione dovrebbe far sì che gli individui sarebbero mossi a scegliere quei principi che porterebbero più vantaggio a tutti, dato che indipendentemente dalla posizione che appunto occuperebbero della società.
Quindi Rawls considera vari principi di giustizia come, alternativi e ipotizza che le persone facenti parte della società nel patto originario sceglierebbero due principi di giustizia, un principio di libertà e un principio di equa eguaglianza delle opportunità. Il principio di libertà ha priorità sul secondo principio, quindi le considerazioni espresse nel principio di libertà non possono essere limitate sulla base di considerazioni determinate da uguaglianza di opportunità. La libertà in uno slogan può essere limitata solo con considerazioni derivanti dalla libertà stessa. Che cosa dice il principio di libertà? Ogni persona ha uguale diritto a un sistema pienamente adeguato di diritti e libertà fondamentali. L'attribuzione di questo sistema a una persona è compatibile con la sua attribuzione a tutti ed esso deve garantire l'equo valore delle uguali libertà politiche. Questa è una formulazione più tarda ma più precisa, diciamo, del principio di libertà, è la formulazione di liberalismo politico, che è un libro di Rawls degli anni 90. Cosa rientra nelle libertà fondamentali? Secondo Rawls il concetto di libertà fondamentale è abbastanza ampio. Non dobbiamo pensare alle libertà fondamentali soltanto come quelli che riteniamo oggi diritti umani di base, il diritto a non essere ridotto in schiavitù, la libertà di religione e di coscienza. Non sono questo, diciamo, nucleo di diritti fondamentali per noi ora soltanto le libertà fondamentali che Rawls riconosce. Il concetto di libertà fondamentali di Rawls di fatto è piuttosto ampio, perché le libertà della persona si estendono anche a riconoscere come fondamentale la libertà di scelta dell'occupazione, ad esempio, e le libertà fondamentali comprendono anche le libertà politiche, quindi diritto di voto, libertà di stampa, di associazione, eccetera. Quindi vediamo che questa concezione molto ampia delle libertà è attribuita a tutti gli individui della società. Questo garantisce una prima base dell'equità. Indipendentemente dalla classe sociale, dalla posizione sociale occupata, ciascuno ha, diciamo, un'ampia gamma di vantaggi per quanto riguarda la propria autodeterminazione. Vediamo appunto che ogni persona ha un uguale diritto alle libertà, e queste libertà devono essere, le libertà fondamentali sono compatibili con l'attribuzione a tutti di queste libertà. Quindi non deve essere limitato, per esempio, dalla mia posizione economica l'accesso a un certo tipo di libertà personali, come la libera scelta dell'occupazione. Poi, il principio di equa eguaglianza delle opportunità riguarda invece le diseguaglianze sociali, cioè all'interno della teoria della giustizia come equità rawlsiana sono previste disuguaglianze, sono previste posizioni di prestigio o di svantaggio nella società. Il principio di equa eguaglianza è volto appunto a ridistribuire e a regolare come queste disuguaglianze possano essere eque. Quindi, parte fondamentale del principio è che le posizioni sociali ed economiche di prestigio siano aperte a tutti. Per aperte si intende chiaramente accessibili in linea di principio a tutti, cioè condizione, non so, economica, la mia religione non può essere un criterio per impedire il fatto che io abbia accesso a un lavoro estremamente ben pagato.
incaricato o una posizione politica di rilievo, e questa è l'idea di base. Il principio di uguaglianza delle opportunità comprende anche un principio di differenza, il quale afferma che le disuguaglianze sociali ed economiche sono legittime solo in quanto e solo se assicurano il beneficio dei meno avvantaggiati. Quindi, in che modo dovrebbe la presenza di posizioni privilegiate andare a beneficio anche di chi invece è in una posizione di svantaggio sociale? L'idea è che le persone in posizione di vantaggio economico e sociale, aumentando di fatto la produttività e lo sviluppo culturale, economico e di civilizzazione dell'intera società, garantiscano anche agli individui più svantaggiati di godere di una più ampia base di risorse. Quindi vediamo come anche la disuguaglianza sociale venga resa equa, almeno nella teoria di Rawls, attraverso appunto questo principio che giustifica di fatto la presenza di posizioni di rilievo sulla base del beneficio di tutti. Questo va a ridistribuire l'idea di giustizia e di equità attraverso posizioni diverse di fatto nella società. Quindi ho concluso le idee principali della teoria di Rawls e ora mi occuperò della critica del femminismo liberale a Rawls, in particolare della critica mossa da Susan Hockin. Susan Hockin è stata docente di scienze politiche all'Università di Stanford e ha studiato filosofia e scienze politiche di fatto nelle stesse università dove stava Rawls, perché ha studiato a Oxford e Harvard. In particolare mi baserò su un libro di Susan Hockin, Le donne e la giustizia, la famiglia come problema politico, che esce alla fine degli anni Ottanta, nell'89. Allora, la situazione del femminismo degli anni 80, alla fine degli anni Ottanta è quella, diciamo che nella società non si sente più una grandissima necessità di conquiste da parte delle donne, perché le donne soprattutto negli anni 70 hanno ottenuto vari diritti, il divorzio, l'aborto, e quindi diciamo il femminismo è sceso un po' di popolarità in quest'epoca. Persistono però ancora delle disuguaglianze molto forti tra i sessi, e che sono elencate da Susan Hockin in questi campi. Innanzitutto nel campo lavorativo, il contesto è quello appunto della fine degli anni 80 negli Stati Uniti. Quindi le donne guadagnano di meno e hanno una progressione di carriera molto più lenta degli uomini. La rappresentanza politica e in generale la rappresentanza nelle posizioni di rilievo è a stragrande maggioranza maschile, e quindi questa è un'altra disuguaglianza tra i sessi. E la più rilevante di questa è la distribuzione del lavoro domestico e dell'accudimento dei figli, che è quasi carico esclusivo delle donne. È interessante notare che non solo temporalmente ma anche geograficamente queste disuguaglianze sono ancora molto attuali, perché c'è stata una recente indagine dell'OCSE che rilevava che le donne italiane hanno in media 4 ore di lavoro domestico in più rispetto agli uomini, e la differenza salariale
può arrivare anche al 25% a parità di mansione tra uomo e donna. Quindi diciamo sono ancora la rappresentanza politica, anche come sappiamo tutti, è a stragrande maggioranza maschile, quindi sono ancora critiche molto attuali, sono ancora disuguaglianze molto attuali. Una delle grandi conquiste del femminismo, anche se oggi può sembrare banale, è che queste disuguaglianze, è il fatto di avere posto in rilievo come queste disuguaglianze non derivino da una differenza sessuale, cioè da una differenza della natura delle donne e degli uomini, ma invece da una differenza di genere. Il genere è definito come l'istituzionalizzazione della differenza sessuale, cioè praticamente a partire dalla differenza biologica tra uomo e donna, storicamente sono state costruite norme sociali che determinavano che cosa era appropriato fare e quali erano i maggiori campi d'azione maschili e femminili. Quindi abbiamo visto questi tre campi di disuguaglianza. Susan Hawking considera il fatto che appunto alle donne sia affidato il maggior lavoro di carico domestico e di accudimento, e quindi il maggior lavoro di carico all'interno della famiglia, come causa della mancata rappresentanza delle donne in posizioni di rilievo e del, diciamo, minore successo lavorativo delle donne, perché la motivazione di questa è in larga parte dovuta all'esigenza di conciliare questa mole di lavoro domestico con di fatto le stesse mansioni e le stesse richieste che vengono fatte nel campo lavorativo agli uomini. Questo fa sì che la disuguaglianza dell'istituzione della famiglia si estenda anche a tutta la società, quindi abbiamo, oltre alla disuguaglianza nella famiglia, un sistema di genere ingiusto all'interno della società. Quale può essere la base per rimediare questa disuguaglianza? Il fondamento di questo cambiamento in positivo della disuguaglianza, secondo Hawking e secondo tutto il femminismo che seguirà a partire dagli anni Ottanta, è raccolto nello slogan "il personale è politico". Quindi, mentre fino ad ora c'era stata una divisione tra sfera privata e pubblica, e la politica si era sempre pensato che si dovesse occupare soltanto della sfera pubblica e non di quella privata, il fatto che la famiglia sia fonte di ingiustizia sociale, perché la distribuzione di diritti e doveri all'interno della famiglia è ingiusta, va a porre la famiglia come problema politico. Quindi anche la sfera privata rientra nella sfera di cui il campo politico, e in particolare di cui una teoria della giustizia effettiva si deve occupare. Quindi Hawking va poi a considerare le varie teorie della giustizia dell'epoca, tra cui quella di Rawls, e in cui praticamente il problema di genere nelle teorie della giustizia dell'epoca era essenzialmente stato affrontato, diciamo, stipulando che tutti i termini che prima si riferivano soltanto ai maschi bianchi adulti, cioè individui facenti parte della società, si riferissero d'ora in poi a tutta la base dei cittadini e quindi anche alle donne. Questo però portava a un sistema di diritto che trattava in maniera uguale ruoli sociali che di fatto erano ancora molto diversi nelle mansioni, proprio a causa di questa disuguaglianza familiare. Nel considerare più nello specifico la teoria di Rawls, Susan Hawking critica Rawls e la sua teoria della giustizia come equità soprattutto in due campi. Il primo è quello del genere e il secondo è la trattazione rawlsiana della famiglia, per cui fornirà due argomenti.
Per quanto riguarda il genere, Hawking diciamo, rimprovera alla teoria rawlsiana di lasciare ambiguo se e in quale misura coinvolga le donne. Infatti, come le altre teorie della giustizia dell'epoca, sembra che Rawls intenda rivolgersi a tutti gli individui della società. Tuttavia, Rawls richiede che gli individui che stipulano il patto originario siano rappresentanti di famiglie e fa un'assunzione, cioè l'assunzione che siano i capi famiglia a stipulare il patto originario. Questa posizione è chiaramente solitamente tipicamente maschile e anche quando non è una posizione occupata da un uomo, almeno per l'epoca, lo è per la mancanza di altri maschi adulti in famiglia, quindi famiglie di donne divorziate o di donne singole. Inoltre, tra i fattori che determinano la posizione sociale e che vanno nascosti dal velo di ignoranza per evitare che la scelta dei principi di giustizia sia in favore del proprio tornaconto personale, Rawson inserisce il sesso, quindi sembra da ciò che lo ritenga un fattore irrilevante per determinare la posizione di un individuo nella società, mentre invece, come abbiamo visto, non lo è perché determina un'ingiustizia sociale all'interno della famiglia. Infine, la seconda critica a Rawls è nella trattazione di Rawls del problema della famiglia. Come abbiamo già visto, Rawls inserisce la famiglia tra le istituzioni principali della società che compongono la struttura di base e quindi, dato che le istituzioni della struttura di base devono sottostare ai principi di giustizia, sembra richiedere che anche alla famiglia si debbano applicare i principi di giustizia. Però in tutta la trattazione di Rawls della famiglia, egli non mette mai in discussione di fatto se i ruoli all'interno della famiglia siano conformi ai due principi. E questo perché stipula che chi contrae il patto siano capifamiglia e quindi diciamo la posizione originaria non va a coinvolgere l'istituzione familiare al suo interno. Hawking va poi a verificare come di fatto nella famiglia vengano violati entrambi i principi della teoria della giustizia rawlsiana. Soprattutto il principio di uguaglianza delle opportunità. Infatti, come abbiamo visto, l'accesso delle donne alle posizioni di prestigio sociale ed economico è ostacolato dal sistema di genere che si viene a creare nella società e che è dovuto alla disuguaglianza familiare. Il principio di libertà è violato anche questo. Infatti, la libertà di scelta dell'occupazione è compromessa per le donne dall'assunzione, dal presupposto che debbano prendersi in carico la maggior parte del lavoro domestico e per gli uomini perché si devono prendere, in questo sistema di genere, devono prendersi in carico il mantenimento almeno parziale non solo di chi non può mantenersi da solo all'interno della famiglia, ma anche delle donne. In breve, anche quest'ultimo argomento è sempre concernente la famiglia all'interno della trattazione di Rawls, è che Rawls, dato che assume che la famiglia sia un'istituzione giusta, sostiene che gli individui sviluppino il senso di giustizia proprio crescendo all'interno di una famiglia. Dato però che, come abbiamo visto, Hawking ritiene che la famiglia violi i principi di giustizia, questo sviluppo del senso di giustizia, almeno secondo i criteri dello stesso Rawls, non può avvenire, perché la famiglia non è conforme ai principi di giustizia. Però, Susan Hawking ritiene che la teoria rawlsiana abbia gli strumenti di fatto per combattere il sistema di genere e la disuguaglianza familiare.
I principi di giustizia, il fatto che i principi di giustizia ipotizzati da Rawls si applichino alla famiglia costituisce quindi il punto di partenza per Susan Hawking per elaborare una teoria femminista liberale. E, quindi essenzialmente bisogna, per ottenere questo, correggere due punti della teoria rawlsiana. Il primo è quello di sottoporre effettivamente la famiglia a un obbligo di sottostare ai principi di libertà e uguaglianza delle opportunità e quindi di riformare l'istituzione familiare secondo questi principi. Il secondo è di includere anche il sesso tra i fattori nascosti dal velo di ignoranza. Questo porterebbe gli individui nella posizione originaria a chiedersi, a determinare i principi di giustizia in modo da combattere la disuguaglianza sociale fra i generi. Un'ultimissima cosa è che Rawls di fatto accetterà poi nelle opere seguenti a una teoria della giustizia i suggerimenti della critica femminista liberale, includerà appunto di fatto il sesso tra i fattori oscurati dal velo di ignoranza e sottoporrà la famiglia anche ai due principi di giustizia. Quindi io ho concluso e vi ringrazio molto. Può aprire il dibattito. Comincio io. Innanzitutto ti ringrazio perché comunque la tua esposizione, diciamo, dà la possibilità comunque di attivare molte riflessioni. Infatti avrei tante domande da porti, in realtà mi limito ad alcune, qualcosa che hai trattato e qualcosa che non hai trattato. In particolare quando parlavi prima della rappresentanza in politica, hai detto che effettivamente sono, alla fine degli anni 80 erano molto di più gli uomini rispetto alle donne. Tuttora ancora c'è questo divario, magari meno marcato anche grazie all'introduzione delle quote rosa. Tu non ne hai parlato, sicuramente non fa parte della riflessione di Rawls, però mi interessa sapere da parte tua quale livello di utilità dai le quote rosa, se ne hanno, nell'affrontare comunque la disuguaglianza tra i sessi. Poi ti chiedo anche questo, cosa potrebbe, parliamo dell'Italia, cosa potrebbe stimolare quel necessario cambiamento culturale che poi è la precondizione perché anche uno Stato riesca effettivamente a rendere effettivo il superamento, quindi l'abbattimento di quegli ostacoli che tuttora rendono molto evidenti questa disuguaglianza sociale, a partire dalla famiglia, quindi disuguaglianza tra i sessi a partire dall'interno della famiglia e poi all'interno della società, visto che qui si è tenuto assieme, no? questo discorso. La famiglia ce l'hai presentato un po' come un seminario di futuri cittadini, esatto. Comunque sì. Questi valori che mi sembrano una microsocietà, che prepara poi quelli che saranno, quelli che prepara i cittadini a vivere in società, quindi insieme cooperativo di cui ci hai parlato. Quindi insomma ricapitolando, ricapitolando vorrei sapere da te se riconosci un qualche tipo di valore alle quote rosa e se cosa credi possa stimolare in Italia questo cambiamento culturale necessario. Do una risposta che penso risponda un po' a tutte e due, ed è che quando diciamo, dato che la riflessione non si può pretendere, secondo me, che parta solo su base dei singoli individui il fatto di riconoscere una disuguaglianza, quale che sia tra i sessi, tra etnie, differenze religiose, eccetera. Quando non avviene su base dei singoli individui la volontà di cambiare,
deve venire secondo me attraverso misure, misure statali, come appunto ad esempio le quote rosa, che secondo me devono essere però queste misure, o dovrebbero essere pensate come una, non una misura perenne, diciamo, ma una manovra transitoria, diciamo, fino a che non si arrivi a uno stato di uguaglianza o equità. Non credo che debba essere necessariamente raggiunto un livello in cui c'è un 50 e 50 di posizioni ricoperte a parità di prestigio o posizioni ricoperte, insomma, bisogna mantenere una certa elasticità, chiaramente, però è importante per fare sì che si sviluppi a livello individuale un senso di, insomma, di una consapevolezza della presenza di queste disuguaglianze, quindi con un senso individuale di rispetto per l'uguaglianza di genere, è importante che ci siano misure come le quote rosa. Chiaramente altre misure che vanno senz'altro a combattere la discriminazione di genere, soprattutto all'interno delle famiglie, sono le agevolazioni per gli asili nido e tutte le altre manovre sociali di aiuto nella gestione quantomeno familiare, nella gestione familiare quantomeno dei figli. Per non parlare del fatto che uno dovrebbe evitare di far firmare le dimissioni in bianco nel caso una rimanga incinta, eccetera, ma questi sono casi più che succedono e sono presenti, ma sono casi un po' più estremi. Sì. Io avrei due domande. Una è una cosa che non ho capito. Quando dicevi perché nella famiglia vengono violati i due principi, non ho capito, non ho proprio perso il pezzo in cui dicevi perché viene violato il principio di uguaglianza. Il principio di uguaglianza viene violato perché il principio di uguaglianza dice che le posizioni di prestigio o sociale o economico devono essere ugualmente accessibili da tutti, e invece per le donne sono meno accessibili che per gli uomini allo stato attuale. Okay. E l'altra cosa che ti volevo chiedere, mentre appunto adesso si discuteva, in seguito alla domanda che ha fatto Fabrizio, stavo riflettendo su un corso che ti avevo detto che ho fatto un po' di anni fa sulla critica femminista al contrattualismo. E quello che mi ricordo, non po' vagamente, insomma, è che fondamentalmente alcune femministe, tra cui Wendy Brown, una delle ultime, hanno rilevato che nella tradizione del contrattualismo la differenza di genere che viene creata e che quindi pone la donna in una condizione di disuguaglianza sono in realtà insite nello stesso pensiero del contrattualismo, e quindi la critica di alcune di queste è forse bisogna uscire dal, forse il problema è proprio già dentro il contrattualismo, e delle correzioni dentro allo stesso pensiero sono appunto in realtà solo dei puntini sulle i, ma il problema generale resta. A me infatti viene sempre da pensare che uno degli esempi che mi ricordo avevamo visto, appunto la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella rivoluzione francese, che alla fine tendeva appunto a parlare dell'umanità in generale, ma alla fine quelle leggi erano pensate per i maschi bianchi proprietari. E quindi appunto mi viene da chiedere, non è che, come dice Wendy Brown, noi tendiamo a pensare che la forma politica che abbiamo e la forma economica che abbiamo siano le migliori possibili, le ultime, e dice si parla di fine della storia, no? Perché sembra che capitalismo e liberal democrazie siano l'ultimo passo e dopo non ci sia più niente, cioè questo sia il meglio a cui possiamo arrivare. Lei dice non è che forse questo non ci riesce a far capire come uscire dal contrattualismo, dalla tradizione del contrattualismo, per arrivare a qualcosa di nuovo. Ti chiedo forse. Ok. La Hawking, ad esempio, rimprovera a Rawls di non prendere le distanze dagli altri contrattualisti
su o di non prendere le distanze abbastanza dal fatto, dagli altri contrattualisti, nel fatto che gli altri contrattualisti, essendo anche di un'altra epoca storica, mettevano proprio per iscritto che la cosa riguardava i maschi bianchi proprietari. E quindi di fatto c'è anche questa critica, in parte almeno nella teoria di Susan Hocking. L'altra parte di quello che tu hai detto penso che sia connessa, ci sono vari tipi di critiche femministe anche a Rawls e a tutto il contrattualismo, alcune si basano anche per esempio sul criticare la concezione stessa di razionalità, perché è modellata su un concetto maschile e quindi di essere in qualche modo già discriminatoria, però rispetto a questa critica Susan Hocking si pone in un'altra ottica, perché per esempio menziona il fatto che in quell'epoca i tipi di femminismi che andavano per la maggiore erano cosiddetti femminismi della differenza, che pensavano a grandi linee che bisognasse valorizzare la differenza sessuale, come dire, postulando delle etiche, delle teorie della giustizia diverse per i due sessi. Susan Hocking prende le distanze da questo e sostiene che l'idea di avere una razionalità oggettiva, l'idea di avere delle misure oggettive debbano essere fatte applicare a tutti e non siano di per sé discriminatorie. Non so nello specifico la teoria che citavi tu, però credo che sia, insomma, Susan Hocking sia un po' a metà in questa critica femminista al contrattualismo. Sì. Dunque, l'esposizione è stata stupenda, veramente complimenti, ha riportato tutti nello spirito degli anni 80, nello spirito degli anni 80, perché questa teoria ha una sua validità olistica proprio dal punto di vista storico. È un momento particolare in cui la politica occidentale si sta interrogando sulla funzione della razionalità, e quindi della ragione che c'è dietro la razionalità. Io credo che Rawls veramente è riuscito nell'ambito di quella visione a dare il meglio di quanto si potesse ipotizzare sul piano della redistribuzione di risorse, partendo però dal presupposto che era facile allora produrre le risorse. Ora, nel momento in cui siamo in una fase veramente delicata, criticissima, della nostra storia, della nostra contemporaneità, c'è da chiedersi, lo dico a lei con risposta, se questa teoria di Rawls debba essere rivista partendo da due fattori sostanziali. Se veramente la cultura occidentale è in grado di ridefinire la funzione della ricchezza della povertà. Secondo, ed un altro elemento fondamentale, è come questa grande, guardate, è una concezione storica, scusate, teorica straordinaria questa di Rawls, ma è come è possibile conciliarla con l'avvento di altre culture nell'ambito di una visione multiculturale della realtà. Sono due presupposti fondamentali, perché altrimenti viene meno il problema della giustizia come equità, cioè la funzione della giustizia in funzione di ottemperare ad esigenze, come diceva, di democrazia, di libertà. Ma dov'è la democrazia e la libertà? Dov'è la società oggi? Come è formulata la società? Lei giustamente diceva, la società, l'uomo ha bisogno di essere in società, ma oggi non si sa più definire cos'è la società. E lo sa perché? Perché non si sa più definire cos'è l'identità dell'individuo, all'interno del quale poi c'è l'identità maschile, l'identità femminile, poi ci sono tutte le altre identità. Ecco, quindi lei, mi ricordo che è soprattutto quello di dire se è veramente possibile una visione occidentalistica risolvere un problema, no? Tipo quello che ha proposto lui, e come è possibile conciliarlo con una visione che deve essere multiculturale. Allora, io penso che la teoria di Rawls, per quanto esatto una costruzione teorica
imponente in cui ogni tassello che bacia fosse un po', specialmente il principio di equivalenza delle opportunità, il principio di differenza, fosse un po' idealizzato anche per l'epoca. A maggior ragione adesso che appunto si deve fare i conti con una disponibilità di risorse molto diversa. E per quanto riguarda come il multiculturalismo entri nella teoria rawlsiana, Rawls preferirebbe che non ci entrasse, nel senso che il velo di ignoranza dovrebbe appunto impedire la particolare prospettiva, in questo caso anche culturale. Non so se nell'ottica del multiculturalismo questa idea sia compatibile pienamente con l'idea di società. Ad esempio ho parlato appunto del fatto che i principi di libertà e uguaglianza sono ancora prettamente in voga nelle democrazie occidentali, che non vuol dire che siano realizzati appieno per tutti, però ci sono ancora molte società occidentali teiste, per esempio, e non è detto che per forza debbano funzionare male, e di sicuro questo è al di là dei principi rawlsiani di teoria della giustizia. Quindi ecco, questo è il punto. Aggiungere quello che lei dice. Sì. Il concetto di Occidente, cosa vuol dire? Democrazia occidentale. Qual è veramente la base euristica su cui si può parlare di democrazia occidentale e di Valdoria? Chiudiamo, perché so benissimo che neppure... È una domanda molto grande. Si prende il senso precipito della Costituzione, non solo in Italia, ma in generale. Pensa a quello che avviene nel mondo, quello che è avvenuto ieri in Turchia, quello che sta avvenendo a Venezuela, quello che sta avvenendo in altri paesi del mondo. Ma sappiamo, no? Voi che siete voi, perché sono i vostri problemi, è assolutamente. C'è per caso una gerarchia che vi stabilisce tra i fattori sotto il grado di ignoranza? Cioè ci sono fattori che bisogna ignorare, tra virgolette, di più rispetto ad altri? Li nomina in maniera in cui sembrano ugualmente di pari peso, ecco. È chiaro che il fatto che nomini per primo lo status sociale e per ultimo quello che lui definisce, diciamo, le considerazioni eugenetiche, quindi essere vecchio o giovane, ma anche essere, è stato poi esteso anche essere disabile, per esempio, eccetera, e fanno pensare che, ecco, il fattore economico abbia un ruolo parecchio influente nella trattazione rawlsiana. E solo del fondamento della società della giustizia, oppure menziona anche norme diciamo che non siano quelle fondamentali, ma che possono essere utilizzate per raggiungere piccoli obiettivi? Per esempio, nell'ottica di Rawls, quindi ci sarebbe spazio per le quote rosa? Cioè, diciamo, correggiamo Rawls, mettiamoci il senso nei fattori sotto il livello di ignoranza. Le quote rosa a questo punto avrebbero senso il suo sistema, oppure non accetta che ci siano norme più specifiche? Oltre no, accetta che ci siano norme più specifiche nella misura in cui sono sempre espressione dei principi di giustizia, quindi se le quote rosa servono a fare sì che la giustizia sia distribuita, cioè che i diritti e doveri siano distribuiti equamente, allora possono rientrare. Essendo la teoria della giustizia teoria dell'equità, no? Come hai detto prima, mi sembra quasi che il secondo principio sopravanzi il primo, perché nel velo di ignoranza e quindi nel tentativo di ognuno di dare pari possibilità, pari opportunità a ognuno, la libertà venga poi un pochino abbassata per coloro che sarebbero nelle posizioni più di prestigio, di rilievo.
quindi che si abbia un abbassamento medio per garantire a tutti comunque una condizione uguale agli altri? In realtà no, nel senso, cioè, Rawls rispetto ad altre teorie diciamo un po' più idealiste, un po' più sulla scia di socialismo e comunismo, lascia un grande spazio anche al divario economico e sociale, appunto ridistribuendolo con il principio di differenza. Il fatto che le libertà fondamentali siano così ampie e debbano essere applicate a tutti, secondo lui è compatibile, è come se in qualche modo sia assunto che una così ampia base di libertà sia disponibile a tutti a prescindere dalla posizione occupata dalla società, che è un'altra dimensione attraverso la quale la teoria di Rawls è molto idealizzata, anche per i tempi. Posso dire una cosa? I miei complimenti, perché credo che sia molto piacevole ascoltare delle ragazze giovani che portano avanti questi approfondimenti nel momento in cui pare che, al di là della violenza, come se fosse altro, la parità sia un dato acquisito, che invece non è vero. Il rapporto sui generi di recente, che hanno fatto forze di recente, dice così che l'Italia è sotto la metà dei 142 paesi in termini di istruzione, collocazione sociale, rappresentanza, e quindi mi fa molto piacere che ci siano delle persone che studiano, che sono attente, richiamano altre presenze, perché non è vero che il tema della parità sia affrontato e risolto. La domanda che ti volevo fare io, collegata a questo, è: nelle teorie che tu hai spiegato c'è spazio per il protagonismo delle donne, protagonismo dei cittadini che vengono citati? Perché nella della storia, delle teorie, c'è un dato culturale che il cambiamento è stato reso possibile sia in termini di giustizia che in termini di uguaglianza laddove c'è stato il protagonismo delle categorie che si sentivano evidentemente sottoposte a degli elementi di ingiustizia. Ecco, nelle teorie che tu hai spiegato, oltre a questo evidentemente approccio che ha portato la femminista, evidentemente, che ha costretto a rivedere una serie di teorie, ecco, ma concettualmente c'era l'idea di protagonismo. In quale senso di protagonismo? Della capacità delle persone di modificare attraverso l'organizzazione, attraverso la preparazione, la propria rappresentazione sociale. Penso che sicuramente sia compatibile. Nello specifico non viene trattato da Susan Hawking, però mi sembra compatibile. Sì, finite le domande interessantemente attuali, io volevo invece chiederti una cosa dal punto di vista teorico proprio. E a parte che io ho visto la slide in cui diceva all'inizio del libro, mi pare, che la verità, cioè proprio la prima, penso. Ah, ok, ho capito. Che è proprio l'inizio del libro, lui lo dice, questa cosa della verità come la politica, ecco bene. Già questo discorso della verità, dei sistemi di pensiero, non capisco bene dove si inserisca questo discorso della verità, che cosa sia la verità, quale statuto abbia la verità in questo discorso, perché per verità che sia variabile o come verità dei sistemi di pensiero ci sarebbe un attimo da interrogarsi. Poi, e mi sembra che Rawls basi tutto questo discorso, proprio partendo da questo concetto di verità, su una razionalità
prettamente occidentale, diciamo, no? Che basa, diciamo, il suo fondamento in qualche cosa che è prettamente filosofico, tutto quel discorso che da Platone, Aristotele, Kant esce e arriva a qualche cosa che diventa il nostro dualismo, no? Quel dualismo che diventa uomo-natura, uomo-donna, natura-cultura, eccetera, eccetera, eccetera. E io volevo capire, la critica di Hawking di, per esempio, mettere il sesso o il genere, dipende dal punto di vista, dietro questo velo, non si discosta assolutamente da questo dualismo, anzi, lo perora, lo continua, sì, sì, lo porta avanti e non fa altro che cambiare leggermente direzione, ma non è nulla che crei un sostanziale cambiamento. E quindi io mi domando se non fosse meglio questa teoria, che io trovo assolutamente lontana dalla nostra portata, cioè completamente altro da noi, e se non fosse più papabile rivedere questo concetto di dualismo, come possono fare invece altri femminismi. Non so se hai presente il femminismo ecologico di Val Plumwood, quella filosofa australiana che ripropone un discorso di antidualismo, quindi di ripensare, per esempio, tutte le nostre, i nostri sistemi, non più da un discorso dualistico, appunto, come natura, cultura, uomo, donna, ma di farsi sì una differenziazione, ma a questo punto una differenziazione che non sia più qualche cosa appunto dualistica, cioè che ci sia sempre una categoria, quindi già dato in maniera gerarchica, ma qualche cosa che ne esca, quindi che sia, ma magari partendo dall'ecologia, come fa lei, o dal sociale, o da altro. A me è una domanda proprio, mi pare che sia la teoria di Rawls, sia però la critica che ne fa Hawking, siano dentro questo gioco di dualismi che in fondo, cioè, non dà nessuno sbocco vero a qualcosa di pratico, cioè, è come l'uomo che parla dei diritti degli animali continuando a giocare su un uomo animale con gli stessi concetti che abbiamo sempre, cioè mi pare che Hawking stia parlando con gli stessi concetti, con qualcosa che non dia uno sbocco nuovo, non dia nuova materia su cui ragionare. Allora, sì, senz'altro anche la Hawking si inserisce nella tradizione più, diciamo, molto, una prospettiva molto di filosofia occidentale, quindi voltata alla razionalità, all'oggettivazione, al dualismo, come dicevi tu, e sì, alle categorie oggettive, sì, Hawking si inserisce pienamente in questo sistema e anzi ritiene che appunto, come avevo già detto a Silvia, i tipi di femminismi che invece valorizzavano la differenza sono un altro modo per, tra virgolette, un po' autodiscriminarsi, quindi sì, senz'altro appoggio, e non è neanche troppo multiculturalista, cioè Hawking, l'altro libro che ha scritto più noto è This Multiculturalism Bad for Women, e la risposta che dà è un mezzo sì, insomma, quindi sì, si inserisce appieno in questa tradizione, di sicuro è stata anche abbastanza criticata in questo rispetto. Per quanto riguarda la citazione, era semplicemente un... No, ho capito benissimo la citazione. Okay. Più che c'era già qualcosa di estremamente ambiguo, perché cos'è la verità in un sistema di pensiero, trovo sia qualcosa di abbastanza... Sì, senz'altro si muove tutto attorno a categorie di filosofia astratta, intesa, certo, in questa maniera. Sì, sì. Capisco, quindi la domanda era anche se poi questo discorso di verità si applicasse in qualche modo alla pratica, cioè, e poi qua si apre un discorso della tecnica, della pratica, che è molto ampio, però mi sembra che partire da un discorso razionale di verità, che cos'è la verità, poi ognuno dà la sua risposta, cioè c'è Bachelard, c'è Kant, ce ne sono mille, no, ognuno dice la sua, però partire da un concetto così forte come la verità e la razionalità per poi andarlo a impostare da un punto di vista sociale, quindi anche normativo, sia qualcosa di forte, almeno complicato. Lo è,
Io sono abbastanza, nel senso, io faccio un dottorato in filosofia della logica, quindi sono abbastanza dentro queste categorie molto un po'. E invece io studio Canghiese, quindi vado dall'altra parte. Esatto. È chiaro che si possono mettere in discussione molto più, in maniera molto più approfondita, anche i presupposti che sono messi, che sono appunto presupposti sia da Rawls che da Locke. Grazie. Ok, grazie. Prima di andare via, grazie per essere venuti e vi invito il 2 maggio, che ci sarà il terzo incontro, quindi non questo martedì ma tra 2 settimane, in cui parlerà Lorenzo Bernardi, che è uno studente di giurisprudenza, e presenterà i concetti di democrazia, costituzione e politico in 2 giuristi, che sono Hans Kelsen e Carl Schmitt. Ci vediamo il 2 maggio. Grazie.